piangeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Leggiamo anche oggi il Vangelo di Marco, un Vangelo che ci sta accompagnando in questo inizio dell'anno B liturgico. E come ci stiamo rendendo conto giorno dopo giorno, intanto in questo primo capitolo di Marco, vediamo che Gesù opera in un modo deciso, convinto, per tutti coloro che erano vicino a Lui, coloro che incontrava. Quindi questa persona sei anche tu, sono io, a cui oggi il Signore Gesù parla. Marco 1, 40, 45. Venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito. E gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno, va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a Lui da ogni parte. Amen. Ecco, cari amici, anche oggi vediamo il Vangelo di Marco che ci parla di Gesù. E il Gesù descritto da Marco è un Gesù, diremo, taumaturgo, ovvero che opera miracoli, prodigi, sempre con chiunque vive con Lui, con chiunque incontra, dovunque va, con coloro che lo ascoltano, che lo sentono, che lo vedono. È bellissimo questo Vangelo, è un Vangelo cherigmatico, è un Vangelo che vogliamo che sia vissuto anche nelle nostre vite, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, dovunque noi siamo. Ecco che oggi è così che sentiamo questa parola. La sentiamo fortemente per noi, perché come ieri abbiamo ascoltato una guarigione, in particolar modo della suocera di Simone, ma anche di altre persone che andavano davanti alla casa, ma soprattutto per stare con Gesù, oggi vediamo che questo lebbroso che lo supplicava e gli diceva: «Se vuoi purificarmi», in qualche modo ci siamo noi, ci possiamo immedesimare noi in questo lebbroso. La lebbra che cos'è? Se non qualcosa che ci appesantisce a livello fisico, nella nostra salute, oppure anche a livello spirituale, a livello psichico, a livello sentimentale, qualcosa che ci appesantisce, quindi qualcosa che ci fa indietreggiare nel nostro cammino, qualcosa che ci rallenta, qualcosa che ci opprime, qualcosa che in qualche modo non ci fa vivere nella pace, nella salute. Questo lebbroso sicuramente a livello fisico era tormentato da questa malattia che un po' alla volta l'avrebbe preso e portato alla morte. È chiaro che la malattia fisica, quando è forte e possiamo dire ossessionante, quindi ci prende un po' tutto il corpo, tocca la psiche, tocca i nostri pensieri, tocca il nostro cuore. E lì mette alla prova. Se i nostri pensieri continuano a sperare in Dio, se il nostro cuore continua ad avere fiducia in Dio, o se noi ci facciamo schiacciare dalla malattia, dalla lebbra che abbiamo. Allora oggi Grazie a questo brano ci siamo anche noi e siamo di fronte alla nostra lebbra. Tu conosci qual è la tua lebbra, io conosco quali sono le mie lebbre, perché magari ne avessimo una sola, sicuramente ne abbiamo più di una di lebbra, ma dobbiamo avere il giusto atteggiamento. Atteggiamento come questo lebbroso di inginocchiarsi di fronte a Gesù, supplicarlo, però il lebbroso fa una preghiera dicendo: Gesù, se vuoi, puoi sanarmi, se vuoi. Ecco, potremmo dire, però gli lascia la libertà a Gesù, oppure non sa che Gesù è davvero così buono. Chissà che cosa pensava al leproso, perché lui con tutte le forze voleva essere guarito. Eppure gli dice: se vuoi. Quasi che questo lebbroso, o l'Evangelista Marco, attraverso questo lebbroso ci fa comprendere che da Gesù viene la certezza di guarigione. Lui vuole davvero intervenire nella nostra vita. Se noi abbiamo dubbi, perché i dubbi ce li abbiamo noi, non Gesù, non Dio. Immaginate, Dio, vuoi guarirmi? Dio, mi ami? No, non è così. Dio vuole guarirti, ti ama, mi ama. La questione è diversa se io credo che Lui mi ama, che Lui è con me, che Lui è al mio fianco. Ecco che Gesù gli dice: lo voglio, sii purificato, sii guarito. E la lebbra scomparve subito. Ecco, magari fosse per noi oggi questa esperienza immediata. Ma c'è una cosa immediata che però possiamo sperimentare, ovvero il nostro cuore che si piega di fronte a Dio, il nostro cuore che prende coscienza della lebbra che abbiamo, delle nostre difficoltà, delle nostre mancanze, delle nostre deficienze, ovvero qualcosa che abbiamo accolto, che è dentro di noi, che in qualche modo ormai ci appartiene, ma che sappiamo che non va bene. Allora dobbiamo dirle: Signore Gesù, vieni in questo giorno, vieni nella mia vita, riconosco la mia lebbra fisica, spirituale, psichica, nel mio cuore, riconosco che ho bisogno di te. Anche io come il lebbroso ti dico: se vuoi, Signore Gesù, puoi guarirmi. Anch'io voglio sentire dalle tue labbra che tu vuoi guarirmi, che tu mi ami. Ecco, io confido in te, confido nella tua misericordia e nel tuo progetto. Tendi la mano come l'hai tesa verso il lebbroso e guariscimi oggi. Tocca il mio cuore, tocca la mia vita. Ho bisogno di essere risanato dalla mia lebbra. E aiutami anche ad aprire gli occhi, nel riconoscere, nel vedere le mie mancanze, le mie difficoltà, affinché io possa avere pienamente fiducia che tu sei il mio liberatore, il mio salvatore. A te l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, con fiducia oggi troviamo un tempo, troviamo qualche minuto e più di qualche minuto per stare da soli noi e il Signore Gesù e dirgli: Signore, ecco la mia lebbra, guariscimi, purificami, liberami, risanami. E Dio lo farà con te. Grazie che mi avete accolto, un saluto e un abbraccio dalla Comunità Giovanni Battista, Oasi di Biella. A domani, ciao! Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza, attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.